La caratteristica è che ha una grande pasta, molto sostenibile e molto dinamico. Diciamo che in commercio si trova facilmente, adesso come di moda, il Riot della Sur, non l'avrete visto in molte pedaliere. Il Riot della Sur ha più o meno la stessa filosofia, solo che non ha questa dinamica e soprattutto non ha questa pulizia. Per cui, come prodotto, questo qui va a collocarsi sul distorsore again, ma con un livello, quale dico, timbrico molto più elevato rispetto al Riot della Sur, che comunque è già un pedale boutique, non è, non per parlare male di altri brand, ma non è il boss per intenderci. E poi, diciamo, la linea di pedali Bogner ha tutto. Tre caratteristiche nei tre pedali, che è un gran clean con il booster compressore, l'overdrive corposo un po' per il blues, per il crunch o suoni del genere, e il distorsore per i soli. Con una grandissima riserva di output, per cui riusciamo veramente a passare cosa che in altri pedali non è così, quando soprattutto mettono tanto gain e poi viene sacrificato un po' l'output. Invece questo qui ha un grandissimo output, per cui posso fare un grosso. Diciamo una grossa differenza timbrica a livello di pressione sonora per trovarmi bene in solo. Poi, vabbè, l'unico che non c'entra nulla è il delay della tessera elettronica, però giusto per cronaca, ho semplicemente utilizzato un delay. Ora, questo diciamo è un po' il quadro generale. Qual è la caratteristica timbrica di una testata del genere? Senza andare, allora, se io cominciassi a parlare, vabbè, c'ha le L3484 oppure. E il collegamento è fatto, le saldature sono point to point, tutte queste robe che trovate tranquillamente scritte su internet. Quella cosa più interessante è sentire quello che fa questa testata. Per cui noi cosa abbiamo? Adesso tolgo tutto. Allora, mi metto vicino alla testata e vediamo cosa ha di particolare. Innanzitutto i tre ingressi, normal, bright e link, perché una volta venivano fatti quattro input e poi uno entrava su un input, con un altro cavo faceva il link sull'altro canale, e i due volumi che aveva per i due gruppi da due output l'uno erano praticamente, diventavano il gain e l'altro il master. Invece in questo caso è tutto. E qui ho un suono crencioso, diciamo, che è dato da questo effetto lì. Semplicemente agendo sulla chitarra, perché l'amplificatore risponde subito ai cambiamenti mantenendo la stessa pasta. È Questo è il signature. il signature. Vediamo cosa fa esattamente. Poi se scelgo il Brighton è un altro colore ancora. Fanno quel filtro brutto che spesso sentite, cambi i bassi, cambia tutto drammaticamente, perché quello vuol dire che mi sta portando via parte del segnale del mio strumento, quindi non avrò più la dinamica su quelle note lì. Questo è un po' il concetto un po' dell'hi-fi. Io correggo l'ambiente con i miei controlli di tono, ma non stravolgo il rapporto tra chitarra e potenza. Cioè l'amplificatore mi dà la potenza, non mi deve. Il suono già dovrebbe essere quello dello strumento giusto. Quello del pedale giusto, l'amplificatore mi dà cioè, è quello che mi dà la voce, però non cambia il mio timbro in maniera drammatica. Quindi i toni devono correggere l'ambiente, perché magari questa stanza ha molte basse, io le tolgo, oppure manca di alti, le aggiungo, ma non devo fare il suono qui.
questo è un concetto che poi dopo è stato trasformato. Per cui, vedi, questo amplificatore è molto versatile, no? Mi sta togliendo un sacco di nota. Cioè, io mi troverò che mentre fa il solo con la band, a un certo punto, su alcune parti della tastiera non avrò la giusta risposta. Perché scavo le medie, scavo tutta la parte centrale, dove faccio i soli, dove c'ho la dinamica, dove c'ho il corpo, dove c'ho la nota. E poi invece qui c'è un discorso che correggo l'ambiente, ho la mia, il suono molto intellegibile, buca sempre all'interno della band, per cui anche se uso un volume leggermente sotto, la mia chitarra arriverà sempre perché ha il giusto corpo, non gli mancano mai le frequenze, cioè non gli mancano mai le note. Perché la cosa brutta è che tu scavi le medie e praticamente diventa un vuoto proprio di frequenze dove io lavoro con lo strumento. Quindi questo c'è una grandissima sensibilità su questo problema qua, è il fatto che c'è una grandissima dinamica e non toglie mai il ciccio, come diciamo, della chitarra. Quindi all'interno della band sarà sempre presente. Mette solo a fuoco le varie frequenze. Sono un po' più sensibili perché i miei sono proprio le frequenze della mia chitarra, ma i bassi e gli alti non confondono quella parte di definizione suono. E già quando tu metti una relazione, diciamo, abbastanza senza eccessi, senza scavare, senza far nulla. Io ho praticamente una bella presenza del mio strumento. Se ora cambio chitarra,